Paola Bosso, consigliere del CDA del Politecnico di Torino, benvenuta al campus di fuoriclasse della scuola. La domanda che volevamo farle è: qual è l'importanza delle STEM e come far capire, far passare questa importanza alle giovani generazioni, come appunto quella dei fuoriclasse della scuola? Allora, l'importanza delle STEM. Intanto dichiariamo cosa sono le STEM, la parte scientifica, tecnologica, engineering all'inglese e matematica. Perché è importante? Perché ci stiamo addentrando, ci siamo già dentro, in una nuova epoca, che è quella della digital transformation, in cui dovremo ripensare tutta la tecnologia. La tecnica e la tecnologia, quindi le applicazioni in chiave scientifica e di ripensamento. Quindi abbiamo maledettamente bisogno di persone che siano capaci nel mondo dell'informatica, nel mondo della lettura del mondo dei dati che ricaveremo dall'Internet of Things e tante altre cose, dalla cyber security piuttosto che all'additive manufacturing. C'è tutto un mondo che si deve ritrasformare. Ora, se l'Italia, in particolare i giovani italiani, abdicheranno o non saranno presenti massicciamente con delle competenze di quel genere, quindi STEM nell'acronimo, noi abdicheremo a quello che è la possibilità di guidare il cambiamento e saremo a rimorchio, ma proprio nella periferia del mondo, di quei paesi anche di nuovo sviluppo che invece stanno investendo moltissimo su questo. E le nostre aziende, poche, non troveranno risorse sufficienti per fare della innovazione dei propri prodotti al proprio interno. Ci ho detto, come arrivare a comunicare? Il tema è dare un senso anche di urgenza, del bisogno, far balenare quelle che potranno essere le nuove professioni, di cui gran parte non conosciamo neanche il nome, ma noi sappiamo che ci sarà bisogno di soggetti che cureranno la cyber security per le aziende, piuttosto che costruiranno i prodotti in una maniera diversa dall'assemblaggio attuale, ma appunto con altre tecniche. Quindi, il vero tema è che gli imprenditori entrano in campo, ma anche il mondo della politica lo faccia per dare forme di divulgazione e di parlare chiaro che diano fiducia e speranza ai nostri ragazzi che abbracciando questi ambiti effettivamente potranno trovare anche modi di trovare lavoro, di creare lavoro e anche eventualmente imprenditoriali. Quindi il tema è un tema certamente politico, dove noi potremo fare il nostro meglio, noi divulgatori, noi che sediamo nei mondi dell'università, per raccontare la necessità, quello che già fuori si sta facendo. Io mi do disponibile. Perfetto, grazie mille Paola. Grazie a voi.